Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Da direttore di Cuore, che è stato, tu hai diretto, è stato il più straordinario settimanale satirico forse che si ricordi, ma anche da semplice appassionato, tu saresti andato a Lucca Comics col patrocinio dell'ambasciata di Israele? Dunque, mi viene voglia di dirti che non rispondo, ma per un motivo molto, molto semplice, perché ha ragione Montanari quando dice che il pacifismo è stretto in un angolo perché fa saltare tutti gli schemi. Ecco, i boicottaggi secondo me confermano gli schemi, proprio perché sono d'accordo con Montanari. Ti dico che rispetto profondamente la scelta personale di Zero Calcare. Tra l'altro Zero Calcare ha detto molto correttamente che a sua volta ha totale rispetto di chi a Lucca Comics ci va, quindi non è che ha emesso una fatwa, promulgato una fatwa contro Lucca Comics. Ecco, ha detto io preferisco non andarci, ed è stato perfettamente coerente con la sua storia politica, con le sue idee. Però ecco, i boicottaggi sono un poco prevedibili, se devo trovare un difetto nel ragionamento di Zero Calcare. Mi colpiscono di più le cose che sparigliano in questo momento, che sono veramente poche. Per esempio, mi ha colpito e mi ha anche commosso la manifestazione contro Netanyahu degli ebrei newyorkesi, pagata anche con arresti, con qualche problema legale, perché evidentemente era una manifestazione non autorizzata. Ma il fatto che degli ebrei americani, tanti, non 10, parecchie persone, abbiano sentito il bisogno di dire not in my name, di schierarsi contro i bombardamenti su Gaza e contro il governo di Israele, beh, questo sì spariglia. E questo fa anche capire che far coincidere le persone con i paesi, gli ebrei con Israele, i palestinesi con Hamas, è una sciocchezza, cioè non fotografa la realtà delle cose. Così come gli imbecilli che oltraggiano le pietre di inciampo, certo, e oltraggiano le vittime dell'Olocausto, beh, non capiscono che, come dire, è un elogio degli aguzzini fare un gesto del genere, no? Cosa c'entrano i deportati del 43 con quello che sta succedendo oggi tra palestinesi e israeliani? Assolutamente nulla. Bisogna, l'unica possibilità che abbiamo, mi rendo conto che è una possibilità gracile, faticosissima, ma è dire che siamo dalla parte di tutte le persone che soccombono alla violenza della guerra. È molto generico? Sì, è molto generico. Non tantissimo se serve a uscire da questo micidiale sistema binario delle due fazioni, che francamente è risaputissimo, è dal 48 che funziona così. Se mi permetti, se ho tempo, ti cito un brevissimo racconto di David Grossman. Sì, vai. Che parla di suo nonno, di quando suo nonno lo portò sul confine di Israele, allora stato nascente, e il nonno aveva un fucile in mano, e il bambino Grossman gli chiese: perché hai il fucile? Perché abbiamo il fucile? E il nonno gli rispose: perché abbiamo ragione. Il bambino rifletté un attimo e chiese al nonno: ma se abbiamo ragione, perché quelli dall'altra parte del confine hanno ugualmente il fucile e ci sparano addosso? E il nonno gli rispose: perché hanno ragione. Grazie, grazie a Michele Serra. Credo che non ci sia conclusione più, diciamo, forte e chiara.